Diapason nasce nei corridoi del conservatorio, nasce per la ricerca voluta da me espressamente di creare degli oggetti di riproduzione che facessero perno sulle emozioni. Diapason nasce su due concetti basilari: la conoscenza della musica e la ricerca di un sistema di altoparlanti più evoluto e raffinato possibile. Avvicinandomi ai diversi strumenti musicali, apprezzai immediatamente l'arte che li costituisce e quindi notai subito come ogni strumento, anche fatto dalla stessa mano, fosse sempre diverso in tanti particolari da quello costruito dalla stessa mano. Brescia ha una grande tradizione musicale insieme a Cremona. Infatti, 5 secoli fa, Gasparo da Salò, insieme ad Amati, inventò il violino moderno. Ho vissuto tanti anni della mia vita insieme agli strumenti musicali, girando il mondo per le registrazioni, e ho conosciuto tantissimi costruttori e liutai. E questi mi hanno sempre affascinato per la loro continua ricerca di novità, nonostante seguissero la più antica tradizione. Dall'arte della liuteria ho assimilato la mia visione nella costruzione dei diffusori acustici, addizionando l'esperienza, delle registrazioni in teatro grande e degli anni di studio del pianoforte. La costruzione dei cabinet e dei diffusori acustici per me poteva prevedere solo ed esclusivamente il legno massiccio, senza interferenze di nessun altro materiale. Il legno è un materiale così affascinante e versatile che può essere assemblato in forme così straordinarie da creare emozione ancora prima che il diffusore emetta la sua prima nota. Per costruire un cabinet Diapason occorre seguire il ritmo delle stagioni, della luna. Ecco perché per costruire un cabinet di Astera, di Adamantes o di Caris occorrono 6 mesi. Il falegname sa dialogare con il materiale vivo che è il legno, assemblando le doghe con sapienza e precisione, rispettando i tempi necessari per l'assestamento del cabinet. Con pazienza e abilità, il cabinet è infine levigato a mano e la sua forma sfaccettata diventa perfetta alla vista e come seta al tatto. Il tempo e la maestria dei falegnami Diapason creano pezzi unici, veri pezzi d'arte. Quando progetto un nuovo diffusore, passo giorni e giorni con amici e musicisti, in sessioni d'ascolto. È la parte più divertente della nascita di un nuovo diffusore. Il progetto di un diffusore Diapason prevede una lunga sperimentazione in ogni contesto acustico ed è quindi facile da ascoltare in ogni ambiente. I diffusori Diapason esaltano le capacità percettive dell'ascoltatore e sono quindi in grado di muovere quei meccanismi emotivi che innescano l'illusione della realtà. Dopo alcuni ascolti è facile perdere la percezione del suono riprodotto e ci si lascia trasportare dal fluire della musica dentro di noi. L'amore per la musica ci ha insegnato tanto e ci ha portato fino qui.